chiamo Roberto Iracci Sareri, gestisco da oltre 30 anni un salone di parrucchiere insieme con mio fratello e da oltre 20 anni faccio parte attiva dell'associazione della Confartigianato, ricoprendo vari ruoli da delegato comunale fino alla vicepresidenza e presidenza di UPA Servizi, società collegata alla stessa. E dopo tanti anni di impegno e di lavoro ho deciso di mettermi in gioco per cercare di dare un cambiamento forte e sostanziale a quello che è il mondo dell'associazionismo veronese, in particolare della Confartigianato stessa. E sento il peso e sono orgoglioso e sento però anche tutto il peso, perché l'altra sera sono stato eletto all'unanimità da parte di tutto il direttivo, quindi ringrazio tutti, perché è stato un atto veramente di coraggio, insomma, rispetto alla mia figura, e di conseguenza spero di ricambiare quello che è stata la fiducia che mi è stata data. Le criticità del mondo artigiano sono molteplici. Partiamo dalla pressione fiscale, che ormai arriva a sfiorare il 70% dell'utile lordo di impresa, la burocrazia sempre più stringente, le nuove normative che tolgono fiato e ossigeno alle aziende artigiane stesse, alla difficoltà dell'accesso al credito ad esempio, ma soprattutto anche bisogna cercare di aiutare i giovani, bisogna aiutare le persone che vogliono cominciare a fare impresa e dargli una mano concreta. Vorrei ricordare che il 94% delle imprese in Italia sono formate da aziende con meno di 10 dipendenti e che su 100 persone 3 sono artigiane. E vorrei anche dire che però negli ultimi anni abbiamo perso solo a Verona 3.500 aziende e solo l'ultimo anno abbiamo avuto un calo dello 0,6. Quindi bisogna sicuramente cominciare subito a modificare questo trend negativo che abbiamo. Per quanto riguarda il Confartigianato, abbiamo in mente di fare molta formazione, comunicazione, ascolto, come dicevo prima, ascolto dei giovani, perché sono e saranno il nostro futuro, e aiuto concreto alle nostre aziende.